Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro detto. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Celebriamo, carissimi, la solennità di Maria, Santissima Madre di Dio. Theotokos, come sappiamo, ci fu il concilio proprio per confermare questo dogma della Madonna quale Madre di Dio. Ecco, qui in America si usa, quando finisce un anno e inizia un altro anno nuovo, si usa fare una risoluzione, una resolution la chiamano, che come sappiamo è come una promessa, qualcosa che si promette e si cerca di mantenere. È vero, sappiamo che le promesse più importanti sono quelle del battesimo, del matrimonio, del sacerdozio, della vita consacrata, ma sappiamo che tutte si fondano sulla promessa di mantenere l'amore di Dio, di perdonare, di sacrificarsi giorno per giorno. È vero, come hanno fatto appunto Maria, Gesù e Giuseppe. Ieri abbiamo celebrato la festa della Santa Famiglia e vediamo come anche la famiglia di Nazareth, dopo tutti questi purtroppo giri, no? Queste persecuzioni già fin dalla nascita, da Betlemme, poi bisognava scappare in Egitto, poi si andrà a Nazareth, dove appunto abitava la Madonna prima, dove ricevette l'annuncio dell'angelo, dove, come dice il Vangelo di oggi, gli fu messo il nome di Gesù, che oggi si conferma 8 giorni dopo la nascita. Ecco, la Sacra Famiglia, come tutte le famiglie, hanno avuto le loro tribolazioni, però si sono mantenute forti, perseveranti fino alla fine. Allora si parla tanto della seconda venuta di Cristo. Celebriamo oggi, in questi giorni, la natività, quindi la prima venuta di Gesù come bambino, come innocente, come appunto figlio di una famiglia normale ma speciale, una famiglia unica. Però ci sono dei segni, 5 segni, ci dice la Sacra Scrittura, che sono dei segni tangibili, dei segni confermati appunto dalla Sacra Scrittura. 5 segni prima della seconda e ultima definitiva venuta di Cristo, di Dio, di Gesù, che tornerà appunto dalle nubi. Questa volta non tornerà come un bambino, come il Cristo che ci salverà morendo in croce, quindi senza alcuna relazione con la carne, tornerà dalle nubi per giudicare i vivi e i morti. Allora vogliamo analizzare un po' questi 5 segni, poi dopo cercheremo di fare la nostra risoluzione, cercheremo di pensare quale potrebbe essere una promessa, una risoluzione da mantenere almeno fino all'anno prossimo,
cerchiamo di pensare un po' quali sono quei peccati che ripetiamo spesso, forse troppo spesso, ci fanno ricadere sempre, ma appunto credo di Dio, con l'aiuto di Dio ci rialziamo. Ecco, noi cerchiamo di capire qual è la radice del male che mi fa peccare e cerchiamo di sradicarla, iniziando appunto con una vita nuova, anno nuovo, vita nuova. Ecco, questi cinque segni prima della morte di Gesù sono: primo, la predicazione del Vangelo a tutte le nazioni. Gesù ci ha assicurato che il Vangelo sarà predicato a tutte le nazioni. All'epoca di Gesù le nazioni erano 72 e quindi furono inviati almeno uno per ciascuna nazione, degli apostoli, dei discepoli, dei seguaci, vero? Per evangelizzare il mondo intero. Fino ad oggi possiamo dire che, soprattutto attraverso l'internet, tutti o quasi hanno la possibilità di accedere alla verità, di conoscerla. Quasi tutti, perché purtroppo sappiamo che in alcune parti del mondo ancora ci sono dei regimi totalitari che impediscono questo accesso appunto alla verità, che ci renderà poi liberi, che ci darà la possibilità di scegliere tra il bene e il male, ma approfondiremo anche questo. Poi il secondo segno sarà la conversione dei nostri fratelli giudei, dei nostri fratelli ebrei. Come vediamo qui ancora, non lo riconoscono. Ecco, questo è il secondo segno. Terzo segno sarà l'apostasia. Purtroppo ci sarà un rinnegamento ufficiale di Dio. E questo verrà da parte di chi ha una posizione importante, una posizione alta nella società. Non sappiamo precisamente chi, come, quando, dove, ma ci sarà questa apostasia. Ecco, poi ci sarà la rivelazione dell'Anticristo. Abbiamo visti già tanti, come per esempio Erode, che appunto cercava di uccidere il bambino Gesù prima e dopo la nascita. E poi, appunto, come quinto segno avremo le tribolazioni, che saranno guerre, pestilenze, carestie, epidemie, eccetera, eccetera. Quindi noi che conosciamo la verità siamo chiamati a fare la differenza. Oggi abbiamo questo grande esempio dei pastori, i pastori che erano così umili, erano invisibili per il mondo del potere. Ricordate quando nell'Apocalisse appare questo drago, che può essere paragonato a Erode anche, perché le corna e le teste del drago rappresentano i poteri mondani che perseguitavano Gesù dalla nascita e che continuano a perseguitare. Anche il rosso del drago rappresenta il martirio. Però comunque Gesù è nato. È nato l'Emmanuele, il Dio con noi, ci porta la pace, che in questo posto sperduto di Betlemme comunque nasce, anche se trovò le porte chiuse degli ostelli di questo mondo, trovò una grotta piena di calore e di amore, dove, come sappiamo, c'era il bue e l'asinello, ma soprattutto c'era Dio presente. Vedete la stella qui ancora non è, cioè diciamo che adesso non è illuminata, ma che comunque sappiamo essere il faro che guidava sia i re magi, come vedremo, ma anche appunto i pastori. E come mai i pastori sono stati chiamati ad adorare? Perché appunto avevano, come sappiamo, questa virtù speciale che è l'umiltà, che è lo spirito di sacrificio, questo spirito appunto di offerta, di sacrificarsi, di lavorare per portare il pane a casa.
per fare la volontà di Dio. Ecco, allora vogliamo con questo anno nuovo anche noi partecipare a questo piano di salvezza che Dio traccia per ciascuno di noi. Guardiamo in alto, perché per ciascuno di noi c'è la stella che dalle tenebre ci porta alla luce, che ci può fare rinascere, ricominciare, come facciamo ogni anno. Adesso sono 2024 gli anni, è vero, per cui da quel giorno, dalla risurrezione di Cristo, già viviamo nella fine dei tempi. Gesù venne nella pienezza dei tempi, tornerà appunto alla fine dei tempi, e dalla risurrezione viviamo già in questi tempi ultimi, l'escatologia, lo studio degli ultimi tempi, la parusia, quindi la presenza di Gesù in mezzo a noi, per sempre, ovunque, con la Santa Eucaristia, con i sacramenti, e al tempo stesso la seconda venuta. Questo è il doppio significato della parola parusia, presenza e seconda venuta. Allora vogliamo stare attenti alla voce di Dio che ci parla, che nasce comunque anche se noi lo rifiutiamo. Ricordiamo sempre questa bella tradizione dei nostri fratelli latini, las posadas, come noi facciamo anche, no? Ripetiamo, facciamo memoria di Gesù, Giuseppe e Maria che sull'asinello chiedono appunto un alloggio, chiedono un posto dove stare, bussano ai nostri cuori affinché noi possiamo ricominciare, possiamo ripartire, rialzarci, scaliamo le montagne cadendo però si sale. E poi quando arriverà l'ora saremo noi a bussare. Se noi apriamo qua, allora Gesù ci dirà che ci conosce, ci ha conosciuto, l'abbiamo accolto quando aveva freddo, era affamato, aveva bisogno, l'abbiamo accolto, abbiamo aperto la porta del nostro cuore. Quindi che questo nuovo anno sia di buon auspicio. Ricordo quando abbiamo celebrato la messa di Capodanno durante la pandemia, abbiamo più o meno adesso come 27.000 visualizzazioni, che mi ricordo che fu un tempo forte, però quel tempo è passato. Ricordate, se non sbaglio facevamo questo calcolo, no? 2020, 20 e 20 si annullano, no? È come dire 20 meno 20 0, e quindi si riparte, cosa del genere, per ripartire, perché Dio si dimentica, diciamo per scherzare che ha questo unico difetto, che si dimentica dei nostri peccati. Noi però ci ricordiamo di chi ci fa del male, noi ricordiamo tutto ciò che ci accade, soprattutto le cose negative. Ecco come Dio ci perdona, dimentica e non mantiene per sempre la sua ira contro di noi. Lui è l'unico che avrebbe il diritto di mantenere questo rancore, questa rabbia contro di noi, perché appunto lui ci ha creati e ci vorrebbe per se stesso. Ma noi spesso ricadiamo e non vogliamo rialzarci. Allora che questo nuovo anno sia appunto un nuovo inizio, sia una nuova Pentecoste anche, sia un nuovo incontro Gesù, ci faccia nascere e rinascere. Sia lodato Gesù e Maria, e buon anno nuovo.